Parliamo di noi, ora. In un senso preciso. Loro, i politici, abbandoniamoli. Altri pensieri mi sconvolgono. E devo vedere. Devo sapere. Siete ateo? Adesso siete diventato ateo. Sì. Ma come? Non vi ricordate più di quello che mi diceste in quel nostro famoso colloquio? Che non era un colloquio, perché c'era un maestro, voi, che parlavate. E un discepolo, io, che vi ascoltavo. Che seduttore eravate. Piantavate nel mio cuore Dio e la patria. E nello stesso tempo avvelenavate l'anima dell'infelice, del maniaco Kirillov. Incantavate me e portavate lui all'esasperazione. Non ingannavo né l'uno né l'altro. Un ateo non può essere russo. Vi ricordate? Parole vostre. L'ateo cessa subito di essere russo. Vi ricordate sì o no? Siete voi. Voi che mi avete detto quella volta. Se mi avessero dimostrato materialmente che la verità è fuori di Cristo, avrei preferito rimanere con Cristo piuttosto che con la verità. Vi ricordate? Che cosa mira questo interrogatorio? No, aspettate. Lasciatemi dire. E quando il nostro popolo sarà colmo dell'amore di Dio, quel giorno possederemo il mondo. Ve ne ricordate? È vero. Avete suscitato in me molti ricordi. Il socialismo è per natura ateo, perché si fonda sulla scienza e sulla ragione. Però ogni popolo ha il suo Dio. Guai quando i popoli hanno divinità comuni. Allora si estinguono. Voi abbassate Dio a un attributo di nazionalità? No. Innalzo il popolo a Dio. Voi mi diceste, l'unico popolo portatore di Dio è il popolo russo, perché è il corpo stesso di Dio. Mi sembra che le mie idee fossero ancora più esclusive, ancora più autocratiche. Ma ci vuole la lepre? È una mia volgare espressione. Per fare l'intingolo di lepre ci vuole la lepre, per credere in Dio ci vuole Dio. Voi, Shatov, credete in Dio o no? Credo nella Russia. Credo nel corpo di Cristo. Credo che Cristo riapparirà e sarà in Russia. Sì, io credo. Credo! Ma in Dio. In Dio. Io crederò anche in Dio!